Recuperare un evento che a Napoli conta solide basi di spettacolo e di gastronomia. Questo è l'intento del Carnevale Sociale, che anche quest'anno vedrà gli organizzatori impegnati nella realizzazione di sfilate che coinvolgeranno cittadini, bambini e turisti in svariati punti della città, soprattutto nei quartieri popolari. Una iniziativa portata avanti da anni che con una spinta dal basso vuole ribadire l'importanza della festa come momento di aggregazione, gioia e comunità all'insegna del carnevale. Nell'occasione gli ideatori hanno scelto Gianturco, Piazza Francesco Coppola, tra i luoghi delle sfilate per presentare alla stampa le iniziative spiegate da un membro dell'organizzazione popolare, Francesco Di Schiavi. Il Carnevale Sociale di Napoli in pratica è il frutto di tutto il lavoro che varie realtà di base fanno nel campo educativo, nel campo comunicativo, nel campo sociale, anche diciamo non in supplenza ma in antitesi con quello che ci manca. Quest'anno ci saranno 12 sfilate diverse in diversi quartieri di Napoli, una a Giugliano e le altre a Soccavo, Traiano, a Gianturco qui, dove la realtà è sicuramente uno spaccato di periferia molto importante, per cui abbiamo deciso tutti insieme di fare la conferenza stampa qui, oggi. E poi le altre realtà sono Mater Dei, Montesanto, Capodimonte, sono tutte sfilate di carnevale con base popolare, senza finanziamenti, autogestite.